Non so a te, caro Conte di Calamari, ma a me non ha chiamato nessuno, quindi non mi ha chiamato Raffaella Carrà, non mi ha chiamato Piero Peluno. Ma perché non prendeva Luca? Ah, non prendeva. Sì. È vero, sono senza segnale. Che devo fare? Che fine ha fatto Sergio Caputo? Che te lo volevo chiedere. Tu che sei dentro. Allora, questo signore che trasmette con me, è uno molto dentro la musica. Dentro la musica. Ha una conoscenza di anni con Alberto Camerini. Beh, ma come te, anche sì, tu, comunque sì. Hai militato. Sergio Caputo l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto uscire un album che celebrava il trentennale proprio del disco di cui parlavamo prima, quindi Un Sabato Italiano. È vero. Io ho visto una bella data di Sergio Caputo a Sestri Levante nel 2014 e devo dire che con il suo trio acustico piacevolmente dà vita a nuove versioni di tutte le canzoni di quel disco, quindi Spicchio di Luna, insomma, e poi pezzi anche più recenti, compresi due inediti che fanno parte anche dell'album. Come ogni buon cantante, chiaro, che si rispetti, chiaro. Fa l'album di... Quindi anche lui è vivo. Direte Stiz. Vivo. E lotta con noi. Tra l'altro me lo fai venire in mente che, tra l'altro l'ho anche comprata, penso a te, che è uno dei pochi, delle poche biografie che stanno lì e ancora non ho letto. In occasione dei 30 anni del Sabato Italiano, l'anno scorso, che uscì nell'83 mi pare, no? O giù di lì, nell'83. Ormai sono due anni fa uscì per il trentennale anche la biografia, guarda te, di Sergio Caputo, che si chiama Un Sabato Italiano. La trovate nelle migliori pollerie. E nelle migliori edicole, certo. Quindi comprare, come dico sempre, io non ho royalties. Se te la vuoi comprare bene. No, ma questa è cultura. È cultura. Cultura. Dimensioneitalia.net. La radio della musica e dell'informazione. Dimensioneitalia.net. Allora, la musica ci sta portando un raggio di sole, meno male. E non era quello di Sergio Caputo, tra l'altro. E neanche quello di Lorenzo. Era proprio il mio vicino di casa, sì, Lorenzo Vighi, sì, esatto. Che suona la chitarra da anni e che nessuno se lo slove. Invece Sergio Caputo, per riprendere il discorso di prima, aveva l'hobby del sassofono. Sì, è vero. Quindi disturbava i vicini di casa. Esatto. Un po' come faceva anche Carlo Massarini. Sai che Carlo Massarini era il vicino di casa di Mario Luzzatto Fegiz. Ah sì, è per quello che era sempre in trasmissione assieme. Sì, ma poi tra l'altro si rubavano anche le cose dal frigo, facevano delle... Beh, erano anni in cui... Si rubavano. Sì, diciamo che la fantasia volava. D'altronde c'è pure fatto un programma che si chiamava Mr. Fantasy. Ma te lo ricordi che bello? Come no, ne parlavamo anche l'altro giorno. Era bellissimo. Tutto questo studio bianco, lui vestito di bianco. Luzzatto Fegiz, ospite fisso. Sì, è vero. Riccioloso, molto riccioloso. Sì, sì. Adesso Luzzatto Fegiz lo ricordiamo per chi non lo conoscesse, rimane uno dei più grandi critici musicali della storia. È dentro i talent anche lui. È dentro, ovviamente, perché per campare tutti quanti fanno talent. Adesso anche noi dovremmo andare a fare i giudici. Aspettiamo che ci chiamino. 5 minuti e arriviamo. Arriviamo, sì. Siamo qua. Dimensioneitalia.net. La radio della musica e dell'informazione. Io mi sono fermato a parlare di Seborga, dove tra l'altro c'è un museo bellissimo sulla storia della radio. Andatelo a vedere. È vero. Sì. Ragazzi, ma in Liguria abbiamo delle cose. Abbiamo delle cose, non ragazzi. Indifferenti. Voi che ascoltate dal Klondike. Ecco. Dall'Asia Minore. Fate, venite in Liguria. Venite qua. Perché ce n'è da fare, da vedere. Non solo sulla Riviera, che forse è quella più così declamata, famosa, conosciuta, ma anche. Ci sono dei piccoli gioiellini nelle nostre vallate, gioiello terre. Forse un tempo fece anche uno spettacolo gioiello. Boh, può essere. Però non c'era contatto dalla contea alla fine. Ragazzi, che non era quella di Seborga, ma bravo. Ce la teniamo per un altro giorno. Ce la teniamo. Abbiamo finito. Direi che siamo da Claudio Gambaro e da Luca Cerasco, dalla Contea di Calamari è tutto. Questo è RG Box. E noi torniamo molto presto. Quando ci estraggono, noi siamo qua. Arrivederci. Ciao.